cosa, ti dico una roba. Specialmente a te, chi è capace? La moto deve essere un gioco. Quindi sei teso, io le impennate, le castrate, tutto aiuta. Veramente aiuta il feeling, il ritmo. Quando fai il primo giro, cazzuto, devi essere caffone sulla moto. Apertura, prima o poi vai giù di gomito, rompi il ghiaccio, prova, giocaci. Questo devi avere te, devi riuscire ad arrivare con questa moto, avere il feeling al 3000%. Quindi, quando uno fa il cazzone, in realtà non è un cazzone, lo sta facendo, perché aiuta tutto. Sì, lo so, la prima volta sembra che non abbia senso, ma vi assicuro che se l'ho riascoltato 2 o 3 volte lo capirete. Ma ora veniamo al motivo per cui avete aperto il video. Ed eccola qui in tutta la sua bellezza. Hola, finalmente a Misano con la tuta indosso per girare perché sono stato invitato da Dirt Race per parlarvi del campionato che farò quest'anno. Ho già spoilerato un po' in giro, farò l'Alpe Adria e oggi ve ne parlerò meglio. Sì, ma intanto alleniamoci. Chi sono, Pirletti, dimmi chi sono, altro che la tua ruota. Allora, al di là dei tempi che sto girando lentissimo, ma questo è il mio solito problema, c'è stato un momento in questo tour che mi sembrava di essere al CIF perché mi è passato Vitali che stava facendo il corso con uno, quindi ero praticamente a ruota con lui dietro e poi mi passa Del Bianco che anche lui è qui per altri motivi e ho detto cazzo, sembra di stare al CIF, troppo figo. Li ho visti un sacco di tempo ai box, ci ho parlato, sono ormai amici, eccetera, ma trovarsi lì in pista di fianco ancora non ci ho fatto l'abitudine, spettacolo. Cos'è l'Alpe Adria? È un campionato europeo riconosciuto dalla FIM e si corre su 4 piste in Europa per 6 appuntamenti per un totale di 12 gare e sono Brno, Rijeka, Slovakia Ring e Pannonia Ring. E sono stato invitato da Dirt Race per parlare di questo campionato di cui sinceramente anch'io prima non ero tanta conoscenza perché non è un campionato nuovo, ma è nuovo il promotore, cioè Dirt Race che è italiano e spinge tantissimo su questa formula di campionato europeo per avvicinare anche gli amatori e chi inizia a gareggiare. Dirt crede parecchio in questa nuova sfida perché abbiamo la possibilità di conoscere nuove realtà, nuove cose e con costi molto più sostenibili da parte di tutto. È un palcoscenico internazionale, quindi europeo, e ci crediamo tanto in questa sfida. Quindi è un progetto a lungo termine. Sì, è un progetto a lungo termine, all'inizio di quest'anno, per un lungo percorso. Abbiamo già il contratto, speriamo di andare molto avanti con questo progetto a cui crediamo E a tantissimo. vedere le categorie che ci sono, puntate molto sugli amatori, Sì, oltre che sui professionisti, ok? Ma anche sulla assolutamente. parte del pilota amatore, quello della domenica che si vuole approcciare a fare la prima gara o delle gare un po' più semplici, giusto? Assolutamente sì, assolutamente sì. Puntiamo molto sull'amatore per dargli tante altre possibilità, tanti altri palcoscenici e speriamo anche con prezzi molto più accessibili, prezzi molto più alla portata un po' di tutti, speriamo di vincere questa sfida. Tra le altre cose, non vige il regime di monogomma, cioè significa che uno può portare le gomme che vuole e non è neanche obbligato ad acquistarle in pista, in modo tale da essere più libero possibile. Ed essendo anche una categoria d'ingresso, molto probabilmente, ed è una cosa che mi piacerebbe molto scoprire, è capire se come nel Trofeo Italiano Amatori in Coppa Italia, anche gli amatori si fanno aiutare da dei team di livello nazionale o mondiale. Non avendo nessun tempo di riferimento in queste piste, correrò nel livello, diciamo, d'ingresso. E le categorie partono dalla 300 fino ad arrivare al 1000, passando ovviamente per la 600, ma anche per le moto nuove, che si chiama Twins Cup, per l'RS 660 e l'RS 7. E le big super sport. Se vogliamo potete dire che sì, sono lontane, però dal mio punto di vista, nella situazione in cui mi trovo, per me non è uno svantaggio, ma è un plus, perché cavolo, è un campionato europeo. Vai all'estero per fare una gara, che è una figata, e quello che spendi in più di strada, di viaggio, eccetera, io personalmente lo vado a recuperare in gomme, che le posso acquistare dove voglio, al prezzo
più basso che trovo, ed essendo una categoria d'ingresso posso anche evitare il discorso del team, del telemetrista, sospensionista, perché il livello è più omogeneo, più umano. Tra l'altro, la formula di gara interessantissima è come la MotoGP: si corre dal venerdì, sabato e domenica, venerdì prove libere incluse nell'iscrizione, cosa che da altre parti non è così, qualifica il sabato e gara 1 il sabato pomeriggio, warm up, nei trofei warm up nessuno lo fa, la domenica, e poi gara 2 la domenica. Allora sì, il regolamento tecnico diciamo è abbastanza elastico, nel senso che è molto più facile di un campionato nazionale, perché comunque sia ti permette di venire con una moto prettamente amatoriale e improntarti alle gare comunque sia in circuiti totalmente diversi dall'Italia, quindi c'è un po' più di elasticità, è presa un po' più amatorialmente, mettiamola così. Per il livello d'ingresso. Per il livello d'ingresso. Perché esatto. Poi le altre categorie sono esatto. Un po' più pese. Poi diciamo, il livello si alza come tutti i campionati, però secondo me è un trofeo, una coppa dove uno si può iscrivere con molta più facilità e fare un'esperienza. Quindi è un po' come una volta, uno come farò io, uno arriva col carrello, senza assistenza, e può farlo a categoria d'ingresso. L'idea è proprio questa, insomma. Okay. L'idea poi è se, uno, se uno ha il budget e può, voi fornite anche il servizio di esatto, prima assistenza. Esatto, serviamo un servizio assistenza che all'inizio sarà un servizio assistenza di base, ok? Cambio gomme, setup sospensioni e quant'altro. Poi in un secondo momento chi vuole magari fare uno step daremo un'assistenza anche più professionale, però diciamo che secondo me la forza dell'Alpe Adria è tenere un po' più livello omogeneo fra tutti i partecipanti per abbassare i costi, che è la cosa insomma più importante del motorsport. Attuale adesso. Esatto. Sono piste in cui io non ho mai corso, sono piste straniere. Sì. In Italia abbiamo piste da mondiale di altissimo livello. Sì. C'è Brno, che anche lì immagino che sia, essendo, passando a MotoGP, sia una pista da mondiale. Sì. Le altre le conosco un po' meno, Rijeka un po' di più, ma le altre sinceramente le ho viste solo sul calendario. Che piste sono? Ma guarda, come piste sono molto, diciamo, tutte abbastanza scorrevoli. Rispetto a, diciamo, all'Italia ci sono delle curve un po' particolari perché tendono a raccordare molte curve veloci un po' okay. Più non sono piste corte, sono sopra i 4 km. Esatto, sono molto lunghe, sicuramente sono un po' più impegnative dal punto di vista con l'occhio della velocità, però poi come tutti i circuiti più giri più migliori, quindi già. È solo un discorso di abitudine e girare nel circuito dove correrai, però la cosa affascinante proprio è che tu giri in circuiti dove sei praticamente vergine perché non conosci, sì. Non hai una storicità, quindi è la cosa ti parte un bella. Po' tutti allo stesso livello. Esatto. Poi la cosa bella di fare il warm up la domenica mattina anche per gli amatori, metti che uno ha avuto un problema il giorno prima della gara, almeno controlla che sia tutto a posto. Invece nei trofei, perché questo è un campionato certo. Riconosciuto FIM e quindi certo. Penso che sia obbligatorio avere assolutamente warm-up. Nei trofei questa cosa non c'è, e in alcune situazioni anche a me è successo che poi ti trovi in gara un po' spaesato perché la moto è stata rimontata, però sai, c'è sempre l'esperienza, ce n'è certo. Più di me, c'è sempre poi qualcosina da andare a assolutamente ad d'accordo, ma non solo per quello, anche perché magari uno entra, specialmente un amatore, no? Uno che non ha esperienza con le gare, con i professionisti come me, che il cazzo tutte le volte che deve entrare parte secondi esatto. Indietro al proprio passo, esatto, a modo già di essere pronto. Tu entri, fai un turno di riscaldamento, quindi vedi se la moto è a posto, fai gli ultimi setup, ma poi ti dai anche una sgranchita tu a livello certo. Fisico e entri già comunque sia in pompa per quanto riguarda la tua gara del pomeriggio, della tarda mattinata, in base al programma insomma. Ok, grazie Ale. Grazie a voi, grazie. E vi racconterò tutte le date, farò tutto il campionato e ci vediamo in pista.